Animoto, presentazioni video con slideshow. Cosa si fa con Animoto? Si possono produrre video animati di grande impatto visivo, come assemblando immagini, foto, videoclip, testi, musiche. Cosa possono fare gli studenti? Presentare se stessi, ad esempio, all'inizio dell'anno scolastico, narrare zone dei loro interessi e competenze, riassumere una ricerca personale o di gruppo, esempio nella fase di homework o operatoria, evidenziare un'esperienza, esempio un'attività di outdoor, visita a un museo, viaggio di istruzione. Documentare le attività individuali e di gruppo. Cosa possono fare i docenti? Lanciare un'unità di lavoro nuova, ad esempio nel momento preparatorio, riepilogare visivamente un concetto, sintetizzare i prodotti dei gruppi, esempio alla fine della fase operatoria, riprendere argomenti precedenti per attivare intuitivamente la memoria degli studenti. Ripercorrere le fasi di attività individuali o di gruppo, documentare il lavoro della classe. Competenze attivate, visive e cinestetiche, intuitive, relazionali, sintetiche, multimediali, musicali, creative, riflessive, organizzative, produttive, narranti, interpretative. Il sito di riferimento è http www.animoto.com. Ci si collega al sito e se non si è ancora registrati, si crea un account con sign up oppure si fa login. Login, io sono già registrata per mail, password, login. Questa è la mia dashboard, si entra qui nella propria dashboard board, e vediamo la presenza dei video che abbiamo creato. Ora voglio creare un nuovo video, create, vado in create, e devo scegliere tra quelli che mi propone un template. Sceglierò come template uno semplice, questo che si chiama R. Ok, mi fa vedere come funziona il template. Comunque, vado subito in Create Video. In Create Video trovo diversi strumenti, la possibilità di cambiare lo style e quindi il template, posso add logo no, posso aggiungere come vedete delle immagini o dei mini video e posso aggiungere del testo. Aggiungo delle immagini, voglio aggiungere delle immagini con più e quindi aggiungo add photos or video. Ho la possibilità di prendere le mie immagini e video da Facebook, Instagram, Dropbox, Flickr, eccetera, eccetera, per
lo prendo invece dal mio PC e quindi vado a cercare sul mio PC le immagini che ho già preparato, predisposto per questa presentazione qualche immagine dimostrativa per far vedere appunto come sia facile creare delle presentazioni online. Apro la cartella, scelgo la prima immagine, apri e aspetto che carichi l'immagine. Ho la possibilità comunque di inserire immagini e testi fino a 30 secondi. Dopodiché la stessa applicazione che mi taglierà, non mi permetterà di inserire successive immagini e testi. Vedete che qui già si carica il tempo e la possibilità di inserire foto e testo. Adesso dovrebbe aver quasi caricato. E dovrei veder comparire la mia immagine che è un po' pesante, evidentemente. Vediamo quante riusciamo a inserirle. Ok, aggiungo ora del testo e il titolo, metto il rio. La descrizione deve essere per forza breve, quindi Luci, scrivo, lungo il rio. Di Mantova. Save. Aggiungo una seconda immagine e vado sempre dal mio PC. Apro l'immagine, inserisco intanto il testo, la torre. La torre illumina la piazza sul rio. Ok, save. Intanto si sta caricando l'immagine. Vediamo se nel frattempo mi lascia caricare un'altra immagine. Generalmente è meglio aspettare che finisca il caricamento dell'immagine una a una. Ok, ci siamo. Ok. Aggiungo un'altra immagine. Apri. Intanto posso inserire il testo, visto che me lo lascia inserire subito. E quindi il rio, altro lato. Altra visione del rio.
Save. Quindi sto uploadando tre immagini e finisco con, se me la fa mettere, con un'immagine finale perché sono a 0,26 e quindi vedo se mi fa inserire un'altra immagine, se no pazienza. Immagine finale che è quella della cripta in piazza. Apri. Forse sì. Provo a mettere il testo, la cripta. La cripta, cripta on air. Sono già ok, ho caricato e adesso faccio il preview. Vedete, posso cambiare la musica che mi mette di default, posso scegliere tra alcune categorie, top song for this style, oppure popular for personal, my favorites, favorites, e lascio quella di default. Chiudo, però potrei modificare sicuramente questa scelta. Faccio un preview video. Mi dà un produce. Ecco, ho prodotto il mio video, produce, e quindi dovrò mettere un titolo ora, il mio video, scusate, la data, febbraio 18 febbraio, la description, il Rio di notte, notte, ok, e a finish. Ora il mio video è pronto e posso condividerlo sui social network, avere il link, pubblicarlo su YouTube, embeddare nel mio sito il video che ho appena creato. Con questo vi saluto, buona serata.